God has called us to pass this test together. This whole world united as one, all humanity. Durante il lockdown qualcuno si è dedicato alla cucina, qualche altro a rimettere ordine in casa, ma chi per impegno professionale e passione si è dedicato invece alla cultura. È il caso di Lelio D'Aprile, compositore, autore, produttore discografico, il quale ha realizzato una canzone, un video a sostegno della protezione civile, tutti insieme, scritti in inglese. Against this silent enemy, though distant we may be, together we will overcome this time. Chiaramente, perché la protezione civile ha fatto degli sforzi enormi durante i 40 giorni del lockdown, continua a farli, per cui mi sembrava giusto e doveroso appoggiare la protezione civile, e quindi sperando che questa canzone possa fruttare dai download del brano, perché il brano è già su tutte le piattaforme per vendita digitale e anche dagli streaming, chiaramente, e tutto il ricavato andrà offerto alla protezione civile. Il video, in verità, molto bello, musica stupenda, non ci propone scene di difficoltà o di disperazione in un momento grave per l'intera umanità, ma è un inno alla speranza. Se ti dico come è nata la canzone, forse stenterei a crederci. È stato lo scherzo di un sogno di prima mattina. Circa 40 giorni in pieno lockdown, mi sono svegliato con questo motivo in testa e già con l'idea del testo. Un fatto veramente strano. Mi sono alzato, mi sono precipitato al pianoforte e ho cominciato a strutturare la canzone. We will overcome this time all together. Lelio D'Aprile, noto compositore, autore, produttore discografico, nato a Bari. Lunga la sua carriera artistica e musicale. Nell'80 firma il primo contratto discografico con la RIFI, il suo primo 45 giri, Ma tu chi sei? Entra subito nella classifica. Nell'85 partecipa al Festival Bar con la canzone Only Love. Seguono numerosissime trasmissioni televisive alle quali Lelio partecipa. Nel 97 partecipa anche al disco per l'estate di Saint Vincent. Nel 1994, mentre collabora come autore alla Phoenix Cetra, riprende a cantare per condurre un'operazione umanitaria volta a portare aiuti a Sarajevo durante il noto conflitto bellico. 16 dicembre 1994 viene imitato al Maurizio Costanzo Show per cantare la sua canzone di grande successo, Sarajevo addio, con la quale, mediante una tournée gratuita di molti licei italiani, Lelio invita gli studenti ad una raccolta fondi per aiutare la Bosnia. Per cui il mio invito è a tutti i telespettatori di andare a vedere questo video, che è molto particolare, molto bello, anche perché è il video della speranza, è il video della ripresa, è l'augurio che ci possiamo nuovamente sfiorare con una mano, sorriderci, abbracciarci, darci un bacio, e questo è l'augurio che fa il video.